Sono davvero contenta di prendermi del tempo per me stessa. Questa notte estiva di festa è quello che mi serviva per fuggire da tutto il caos e da Todd. Ok, senti amico, io non voglio perdere il tour dei samurai, quindi che ne dici di chiudere la cosa? Una coda che genera frequenze soniche. Questo l'avevo dimenticato. Lo sai che perderai miseramente. Ehi, è tempo di arrenderti. Quella coda è ingannevolmente veloce, piuttosto notevole. Già, lo so, sono il migliore. Spada, prego. Solo se riesci a portarmela via. Stai scherzando? Il tuo elmo è a pezzi. Vero, ma tu non hai ancora il potere di sconfiggermi e non lo farai mai. Sì, certo, tu non mi conosci. Sei un bambino in una situazione più grande di te. Stai usando un potere preso in prestito dalla tecnologia che non puoi controllare. Ti sbagli. E tu pensi di conoscere il potere? Ma senza la tua tecnologia tu che cosa saresti? Me stesso. Solo un debole. Ehi! Un incapace! Smettila! Un ragazzino spaventato che si nasconde dalla sua patetica mediocrità! Ho detto basta! Come sei patetico! Dovevate esserci, l'ho colpito così forte che non ho nemmeno sentito dove è atterrato. È stato così epico. Classico finale da eroe. Questo strano tecnocavaliere si è arreso? No, io l'ho sconfitto in modo leale. Stai forse dicendo che lui non è tornato? Perché avrebbe dovuto? Io l'ho riempito di colpi e non avevo la pazienza di aspettare che lui tornasse. A questo ci credo. Di fatto è stata la mia mancanza di pazienza che ha salvato questa preziosa spada. La spada che il cavaliere ha tentato di rubare è una riproduzione. L'originale è tenuto lontano dal pubblico. Perché l'avrebbe rubata? Un maestro spadaccino pensa in anticipo, non nel momento. Cosa? Questo è più un discorso calligrafico. Chiunque sia stato, ti stava mettendo alla prova. Sì, questo ha un senso, Ben. Mettermi alla prova? Beh, io sono abbastanza sicuro di averla superata. Potrai aver vinto questa prova, ma la battaglia deve ancora arrivare. Un momento, lei è il maestro di spada. Oh! Oh, oh! Wow! Un samurai vive la sua vita secondo il codice Bushido, che ha molte virtù. La lotta con la spada è una, la calligrafia è un'altra. Ho bisogno di un volontario per indossare l'armatura di un samurai. Io sono qui! Non ci credo! Fantastico! Guardatemi! Ok, ora tocca a qualcun altro provarla. Per esempio a me, che ho aspettato. Io credo che tu lo farai per ultimo. Sarà un ottimo esercizio di pazienza per te. Credo che abbia ragione lui. Posso provarla io?